pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Eccolo qui! Digitale ma atletico. Eccoci pronti per iniziare una nuova puntata con il pronto soccorso digitale, però prima di addentrarci con il tema appunto del pronto soccorso digitale, vi vogliamo ricordare che potete intervenire scrivendoci all'email unomattinainfamigliacalciolarai.it oppure su Twitter o su Facebook sulla pagina Mattina Rai 1. Allora, caro Marco, io vorrei iniziare la puntata ricordandoti subito, perché magari hai dimenticato, che domani è Pasqua. No, come no, domani è Pasqua. E a proposito della Santa Pasqua, che dici, dedicare proprio tutta la puntata a, alla Pasqua, a questa festività? Ci si prova, perché Pasqua, proviamo. Vai. Per esempio, da qualche giorno, la butto là, sto sentendo sempre Easter Egg, sì, che significa, tradotto in italiano, uovo di Pasqua. Però che cosa c'entra con il mondo digitale? Ecco, perché le Easter Egg, che sono appunto uova di Pasqua con dentro la sorpresa, la sorpresa a volte si trova anche nei software, nei programmi. Certo, perché alcuni programmatori burloni, ma è molto comune questa cosa, esiste da tanti anni, l'hanno inserito all'interno dei software delle funzionalità che non erano previste, quindi con delle combinazioni di tasti appare magari il gioco, il giochino elettronico, la faccia del programmatore che non era prevista, il gruppo dei nomi, delle cose, sempre molto divertenti. Diciamo che sono uova di Pasqua non di cioccolato, ma digitali. Peccato, perché sono più buone quelle di cioccolato e poi comunque le sorprese sono sempre gradite. Però vediamo se riusciamo comunque a mantenere sempre lo stesso tema anche con il nostro sportello digitale. Allora, viaggi, vacanze, esatto, dove ci porti? Brava, mi aiuti, perché bisogna, no, perché bisogna collegare tutta Pasqua. Allora, viaggiare, bisogna viaggiare in sicurezza. Sempre. Ok? E c'è un sito, che è quello del CIS, che è molto famoso e funziona anche molto bene, che si trova presso www.ccis.it, che è il centro coordinamento informazioni per la sicurezza stradale, sulla sicurezza stradale. Come funziona? Si va all'interno del sito e si cerca, vedete, all'interno delle aree, delle singole aree, e si trova l'area o dove volete andare voi a seconda della zona, si va a fare la ricerca proprio e lì si capisce quanto traffico c'è, quanto è sicuro. Tra l'altro è un sistema, te lo dico da digitale, raro per la sua, come dire, completezza. Io che vivo a Londra non ho un sistema così, e quindi devo dire che in Italia, che a volte è digitale, capita che a volte si faccia male, in questo invece, caso è fatto veramente bene, bisogna dirlo. E bravi, diciamolo, tra l'altro esiste veramente, aggiorna dal 1990, quindi noi della Rai lo conosciamo bene e lo consigliamo vivamente. Top. E allora, dopo questo servizio top, come dici tu Marco, adesso dopo aver navigato in attesa della Santa Pasqua, parliamo di bufale, perché adesso non ci venire a raccontare bufale, che anche le bufale festeggiano. Allora, la bufala che fa un po' mu, non so, però ci proviamo. Allora, in sostanza, vediamo un po'. Allora, ce n'è una che circola, una bufala, sì, che dice sostanzialmente di non condividere foto di colombe pasquali, perché altrimenti c'è una squadra di hacker cattivi che mette dei virus. C'è una minaccia. Una minacciona, che non è vera ovviamente, e utilizza e prende queste foto e le mette su siti un po' sconvenientelli e non va bene. Invece non vi fidate, postate le foto delle colombe pasquali, ma secondo voi un hacker, no? Secondo noi, no? Basta rifletterci un attimo, mica per forza se la prende con le colombe pasquali, voglio dire, non è quello il punto, per cui sereni. Poi addirittura a contestualizzarle, vabbè, è il massimo. Comunque ora passiamo al video curioso di oggi, perché voglio proprio vedere che cosa hai trovato e se sei riuscito a rimanere in tema. Allora, in questo caso, questo video che adesso vedremo è in timelapse, poi ti spiego che cos'è, ma è bellissimo perché è un'esplosione di colori, in natura, forme, che proprio fanno pensare alla primavera che stiamo vivendo. Guarda che bello, guarda, ma vedi? Peraltro hai visto che sembra che si muovano davvero, no? Sembra che davvero facciano, in realtà si muovono, ma ad una velocità inferiore, e la velocità che appare è dovuta proprio a una tecnologia che si chiama timelapse, ovvero una tecnologia che fa una foto ogni n secondi, di solito ogni 6 secondi, poi dipende,
e che quindi permette di rivederla poi in modo velocizzato, e il risultato è quello che vediamo qua. Tutti noi. Delle immagini straordinarie. È vero? Ne abbiamo una nel nostro smartphone di solito, no? Che ci permette di fare proprio, di riprodurre qualcosa di simile. Perché si trova, si chiama time lapse, e adesso non me lo faccio vedere, sennò passa tutta la mattinata. No, se no siamo qui però, fino a domani, esatto, dobbiamo andare avanti, però, Marco. Dobbiamo andare avanti, ma vedete, tuc, ogni tanto fa una foto, ma insomma, cercatela, la trovate anche voi. E allora, abbiamo visto queste stupende immagini, insomma, fissate proprio con il time lapse. Vediamo adesso però se anche il tuo avatar Pasquale, mi auguro, rimane che non si chiama Pasquale, sì, no, non è Pasquale, non è Pasquale, ma è Pasquale. Vediamolo se si è fissato anche lui, anche non so, lui, con qualche immagine. Marco, chissà dove sei, vieni qua, avatar Gemè. Eccolo, Marco. Lato destro. Marco, cosa stai facendo? Lato Marco. Ciao Marco. Cosa stai facendo? Sto cercando di pulire il forno. Ah, con un'app, okay, ovviamente. Ho capito, pulisci Pasqua praticamente. No, si chiama Brightening Test. E adesso te lo scrivo qua sotto. E, vedi? E praticamente grazie a una serie di consigli riesci a fare questi lavori in casa. Che bravo, che altrimenti però, per un digitale come me non è mica facile. Vieni che ti faccio vedere un'altra cosa. Allora, wash, eccoti. Allora, qui invece volevo farti vedere cosa uso per il mondo delle lavatrici e delle asciugatrici. Che bravo. Praticamente c'è questa applicazione che si chiama Wash App, che ti dà tutta una serie di indicazioni a me utilissime su come togliere le macchie, i lavaggi giusti, i tasti, questi simboli incredibili degli omini strani che non si capisce cosa siano, però grazie a Wash App ce la posso fare. Aspetta, premo il tasto. Oddio, adesso si è chiuso, ho dimenticato il telefono dentro. Ecco, per il frigo uso un'applicazione che si chiama Frigo OK, ovviamente anche questa gratuita, che mi ricorda le scadenze, come conservare le cose, insomma tutte queste cose qua, no? Adesso te ne faccio vedere un'altra. Il tablet. Ecco qui, mentre per le piante utilizzo un'applicazione che si chiama My Plants, praticamente mi dà le istruzioni su quando è il tempo di annaffiarle, mi arriva addirittura una notifica sullo smartphone o sul tablet, peraltro aiuta anche a distinguere i vari tipi di piante e io ormai sono diventato infallibile. Questa è una Sphericus Benjaminus. Ma non esiste la Sphericus Benjaminus, no, non esiste. Ma è anche finta. App, non è che funziona. Ma Marco, queste app, ma non funziona, ma cosa stai? Ma non sei capace. Ma no, guarda, c'è veramente molto interessante, bravo, ma non voglio assolutamente seguire i suoi consigli. Evitiamo che è meglio. Allora adesso andiamo alla mail di Miriam. Così. Che scrive: durante i periodi di festa aumentano le catene di Sant'Antonio, possibile che non ci sia un modo per bloccarle? Cara Miriam, ha ragione. E chi non ne ha mai ricevuta una di queste catene di Sant'Antonio? Ha ragione lei, dice, oltre al buon senso, che giustamente ci vuole, ma non è possibile che nessuno l'abbia inventato. Infatti WhatsApp si sta impegnando per trovare una soluzione. L'idea è, se vediamo, perché loro vedono tutti i messaggi che passano, perlomeno un sistema lo fa, non un umano che si mette a leggerli tutti, ma un computer sì, e magari ogni volta che viene condiviso più di 25 volte lo blocchiamo. Bella idea. Bella idea, perché sì. Se viene condivisa la stessa identica cosa 25 volte è probabile che quindi sia un qualcosa che in sostanza possa assomigliare ad una bufala. E quindi questo è quello che stanno cercando di fare. E in più c'è una sorta di database di bufale, ci introdurranno una sorta di spam, di stato di spam, cioè se sei uno spammatore, cioè uno che invia cose inutili in giro, vieni segnalato e da quella volta in poi sei tenuto sotto controllo o ti bloccano così, la casa. Così ci liberiamo, niente dai, male, tutte queste catene di Sant'Antonio, che non se ne non può se ne più. Può e ora Marco, dobbiamo chiudere, però sì, rimanendo in tema, parliamo un po' di un vivere social, però in questo caso certo sempre Pasquale. Allora, vivere social, diciamo che è il periodo un po' che si va in giro per le sagre? Ci sta? Perché no? Ma sì, le certo, sagre pasquali, la sagra di qui, la sagra di là. Allora, se, al posto di darvi una sola applicazione, se andate nel vostro store, no, in quello in cui sostanzialmente avete le varie applicazioni, e cercate solamente per sagre, guardate qui, sono tutte gratuite, sagre in Abruzzo, sagre in Romagna, borghi sagre, Umbria eventi, Salento eventi, pieno di
applicazioni dedicate alle sagre, che sono bellissime, in tutta Italia, bellissime. La sagra, io adoro le sagre, belle. Andrai qualche sagra domani? Ma non, adesso cerco nelle applicazioni. Sì, cerco qui, adesso a mezzogiorno, do un'occhiatina e vado. E bravo, il nostro Prof 2.0, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato, dobbiamo chiudere, ma non prima di avervi rammentato che se volete potete cercarlo su Facebook come Marco Camisani Calzolari. Grazie Marco e buona Pasqua. Grazie.